Bentrovati a tutti ad un nuovo appuntamento con il punto, la nostra trasmissione settimanale per fare un po' una chiacchierata su vari argomenti. Questa settimana non l'avevamo ancora mai fatto, questa settimana è doveroso parlare di Covid. Se ne dice tanto, forse anche troppo, giornali sia locali che nazionali. Praticamente riempiono le pagine ogni giorno con questo Covid-19, tante voci contrastanti, ma resta comunque l'argomento principe anche per la gente, per le persone che si trovano magari a dover vivere la quarantena. E i numeri di Civitavecchia oggi, se non ricordo male, siamo arrivati, insomma, siamo intorno ai 1500 positivi. Giustificano anche questa grande attenzione. Noi oggi volevamo fare il punto della situazione con due colonne dell'ASL Roma 4. Iniziamo con la dottoressa Maria Teresa Sinopoli, che è la dirigente dello UOC che si occupa di prevenzione alla persona. Ho detto male? No, ha No. detto benissimo. E in Buonasera, particolare, dottoressa. buonasera. Buonasera a lei, grazie per essere qui con noi. Più tardi ci dovrebbe raggiungere anche la dirigente generale, il direttore generale dell'ASL Roma 4, Cristina Matranga. Ma intanto io volevo farle questa domanda a lei, che poi è la domanda che si pone la gente al mercato, che si pongono le persone magari che incontri in giro, quelle che non sono positive, che vanno in giro, insomma, che si leggono sui social network. Siamo arrivati all'apice di questa nuova ondata. Ci avviciniamo alla fase discendente o ancora no? Bella domanda, sarebbe bello avere la risposta, insomma, io spero di sì, spero che ci siamo arrivati, però vedremo sul campo, insomma, chiaramente. Noi da parte nostra mettiamo tutto il nostro impegno per cercare di garantire la vaccinazione alla maggior parte delle persone, perché in questo modo riusciremo sicuramente ad uscire tutti insieme con le misure di prevenzione, vaccinandoci da questa, insomma, situazione che effettivamente sono quasi, insomma, un bel po' di tempo, sono quasi 2 anni che Ecco, sta cambiando la nostra vita. leggevo un articolo nazionale che il Lazio, insieme alla Lombardia, sono le regioni con il più alto numero di cittadini vaccinati di ogni età, anche quelli un po' più piccolini. È così anche su Civitavecchia, che noi abbiamo una bella media? Assolutamente sì. Devo dire che, insomma, la campagna vaccinale da quel 29 di dicembre del 2020, quando abbiamo vaccinato la nostra prima operatrice, adesso ho visto veramente la partecipazione di un numero elevatissimo di persone. Tanto per darle dei dati, le vaccinazioni eseguite nella nostra ASL da quando abbiamo iniziato sono 617.984. Questo ieri, quindi significa sicuramente che a fine della giornata avremo superato le 618.000 vaccinazioni eseguite. Ai bambini, alle persone di tutte le età, dagli anziani, abbiamo iniziato con i nostri nonni, con gli ottantenni, dopo gli operatori sanitari, fino ad arrivare, come ha detto lei, dal 15 dicembre a vaccinare i più piccoli. Già ai più piccoli abbiamo fatto praticamente 8.500 vaccinazioni. E di queste già 2.000, circa 2.000 sono già vaccinati con la seconda dose. Questo è importantissimo per garantire proprio cioè la frequenza della scuola nella maggiore tranquillità possibile. Sappiamo quanto stia incidendo in questa fase il Covid nelle scuole, quindi garantire la vaccinazione dei bambini e degli adolescenti, insomma, è sicuramente una cosa importantissima. Devo dire che l'adesione è stata oltre ogni aspettativa, quindi soprattutto i bambini stanno dimostrando un entusiasmo ed una facilità nell'accogliere il momento preventivo veramente impressionante, insomma, dà grande fiducia per questo loro atteggiamento. Tra l'altro, poi parlando anche con delle amiche insegnanti,
problemi insomma con la DAD, con tamponi, con positivi, ci sono soprattutto nelle scuole elementari e asili, insomma la primaria, dove ancora sono pochi i bambini insomma che si stanno vaccinando. Invece vanno abbastanza bene le cose alle medie e alle superiori, perché rispetto all'anno scorso, come diceva lei, si è andato avanti insomma molto deciso con la campagna vaccinale e vediamo i frutti. Certo, diciamo che noi abbiamo iniziato con la vaccinazione, e allora prima già avevamo iniziato con la vaccinazione dei diciottenni, dei maturandi, prima che iniziassero proprio gli esami di maturità, e poi da giugno abbiamo iniziato la vaccinazione, per la classe di età tra i 12 e i 17 anni. A tutt'oggi, se vuole qualche dato, noi abbiamo vaccinato quasi 29.000 ragazzi, di cui 14.800, insomma, diciamo in prima dose, 11.000 in seconda dose, siamo già a 2.300 ragazzi che hanno tra i 12 e i 17 anni che hanno fatto la terza dose. Quindi chiaramente più andremo avanti nel garantire e nel vaccinare con la terza dose, più si potrà svolgere in sicurezza l'anno scolastico. Sappiamo che i nostri ragazzi ne hanno assolutamente bisogno di avere una frequenza, cioè, regolare, il più normale possibile. Allora, io ho delle curiosità che adesso le chiedo proprio da persona della strada, insomma. E innanzitutto sui vaccini, stanno tornando le dosi, ci sono sempre le dosi di Moderna o stanno anche diversificando? Io, per esempio, ho fatto Moderna pur avendo fatto le prime due dosi di Pfizer, perché mi era stato detto, insomma, che c'era difficoltà nel reperire Pfizer. Siamo ancora messi così? Io l'ho fatto all'inizio di gennaio, quindi per saperlo, insomma, perché poi tante persone si chiedono: ma io ho fatto Pfizer, non vorrei cambiare. A me non ha dato nessun problema, ecco. Detto, se può essere di incoraggiamento a chi deve vaccinarsi o comunque deve cambiare vaccino, per me non ho avuto problemi né con le prime due dosi di Pfizer, né tantomeno con la terza, di Moderna qualche settimana fa. Però è sempre così la situazione. Allora, guardi, fino, diciamo che a gennaio chiaramente c'è stata una carenza, questo non dipendente da noi né dalla regione, insomma, semplicemente perché chiaramente dalla produzione dei vaccini, che dovrebbe essere risolta adesso insomma, con l'inizio di febbraio, per cui insomma, dovrebbe tornare assolutamente tutto prenotabile insomma, dal mese prossimo, insomma, questa carenza. Comunque i due vaccini sono tutti e due dei vaccini simili, quindi tutti e due vaccini con l'RNA messaggero, quindi sono assolutamente equivalenti. Fare una dose di un vaccino avendo fatto un ciclo primario, le prime due dosi con l'altro, assolutamente non crea nessun problema. Succede anche con le vaccinazioni normali, molto spesso di cambiare la tipologia, purché il vaccino sia lo stesso, quindi sicuramente non è un problema. Vaccinarsi con Moderna se non ha fatto Pfizer o viceversa, anzi, forse voglio dire, si sta rivalutando molto questa vaccinazione, tra parentesi, detta eterologa. Comunque, non è assolutamente una controindicazione. Ecco, io poi sono la prova vivente, insomma, ho portato la mia di testimonianza che non mi ha dato assolutamente alcun problema. E finora, insomma, il Covid siamo riusciti qui a casa mia a non prenderlo nessuno, adesso non lo voglio dire perché è una cosa infatti. E invece una cosa le volevo chiedere, se lo sa, poi torniamo proprio nello specifico di quello che ha fatto il vostro ufficio, che è una cosa encomiabile. E si parla tanto di validità del Green Pass. Voi avete notizie più fresche di quelle che abbiamo noi, perché qui adesso nessuno dice che servirà una quarta dose, anzi addirittura illustri virologi dicono che assolutamente potrebbe essere inutile, insomma, una quarta dose, soprattutto per chi non ha altre patologie. Però poi in teoria il Green Pass fra 6 mesi scade. Che succede? Voi che siete, insomma, dentro il sistema sanitario, avete qualche notizia più di noi?
Oddio, penso proprio di no. I progetti, le proposte chiaramente, tipo l'estensione del Green Pass da 6 mesi a 9 mesi per la terza dose, la conosciamo noi come ancora di più voi, insomma, finché non esce. Le indicazioni chiaramente sono nazionali e sorpassano quelle che il nostro ambito di, insomma, di lavoro, questo sicuramente no. E staremo a vedere. Il messaggio che deve passare è che chiaramente, voglio dire, le cose vengono viste man mano, l'evoluzione, lo vediamo sul campo. Questo non significa che non siano seguite, che non siano studiate, però man mano si deve adattare un pochino a quelle che sono le indicazioni, vaccinali, a quella che è la situazione epidemiologica. Quindi sicuramente dovremo aspettare che gli organi competenti diano delle indicazioni sulla validità. Intanto delle persone particolarmente fragili, quelle che hanno delle patologie veramente serie, in realtà la quarta dose noi la stiamo programmando, sono le persone, non so, trapiantati, dializzati, persone in terapia che avevano fatto la cosiddetta dose addizionale, cioè un ciclo un po' più a 3 dosi invece che a 2 dosi, una cosa che succede normalmente anche negli altri vaccini. Noi abbiamo protocolli per quasi tutte le vaccinazioni, per i trapiantati, per le persone immunosoppresse e via dicendo, dove c'è bisogno magari di uno stimolo in più perché hanno una risposta anticorpale un po' più debole, e quindi in questo caso per i soggetti fragili già è prevista la possibilità di questa dose booster dopo una dose addizionale, una cosa assolutamente che rientra nell'ottica normalmente di quello che si fa con le altre vaccinazioni. Intanto, grazie al vaccino per il Covid, qui vedo che pochissime persone si sono ammalate di influenza, sia lo scorso anno che quest'anno, insomma, e quindi ha protetto anche a più ampio spettro, questo secondo quello che vedo io, insomma, che non sono un'addetta al settore. Ma invece una cosa di cui volevo parlare con lei, che ha fatto poi scuola a livello nazionale, sempre in tema di vaccini, è la vaccinazione agli equipaggi marittimi. Addirittura noi siamo uno dei porti, se non il primo porto del Mediterraneo, ad aver avviato questa campagna vaccinale, che ha avuto grandi riflessi, sì, insomma, nel porto stesso, ma ha avuto riflessi che sono andati anche, hanno valicato, insomma, i confini dell'Italia, perché ci sono degli armatori, che hanno deciso di rimanere, insomma, di fare base poi al porto di Civitavecchia, proprio perché questo porto è stato accogliente e gli ha dato la possibilità di vaccinare dei membri degli equipaggi, i marittimi stessi, che altrimenti sarebbero dovuti tornare nei propri paesi d'origine. Molti sono filippini, insomma, ci sono a bordo delle navi, veramente c'è un'umanità molto varia. E invece è stata data questa possibilità. So che ci avete lavorato tantissimo, sia nella fase organizzativa per riuscire, poi servono una serie di permessi per procedere a questa campagna vaccinale, sia poi nella fase proprio operativa, perché siete riusciti a fare anche 500-600 dosi, se non dico male, al giorno. È così? Assolutamente sì. Poi dico solo 2 cose sull'influenza, vorrei sempre ricordare che l'influenza può non essere banale. Spesso noi sentiamo dire che il Covid diventerà una banale influenza. L'influenza può essere una malattia banale se il contagio avviene per una persona in buona salute, può essere una patologia molto grave, nei confronti invece delle persone che o per età o per avere una situazione sanitaria già di base compromessa la possono contrarre. Sull'influenza, più che il vaccino Covid, diciamo, abbiamo fatto una campagna vaccinale anche quest'anno molto, molto importante. Abbiamo vaccinato anche, hanno vaccinato i medici di medicina generale, hanno vaccinato i pediatri di libera scelta, poi abbiamo vaccinato anche noi, anche nei punti vaccinali per il Covid. E questo insieme con l'uso della prevenzione, delle mascherine, al fatto di stare sempre più attenti alle modalità di contagio, sicuramente ha limitato la manifestazione della malattia, che comunque a volte è difficile anche da
da diagnosticare, perché chiaramente la patologia dal Covid nei soggetti, come dire, vaccinati e l'influenza spesso chiaramente hanno una patologia che può essere anche scambiabile, quindi chiaramente ha influito tutto questo. Per quanto riguarda le navi, devo dire di sì. Allora, è un'attività che noi abbiamo iniziato, ma che stiamo portando avanti, perché anche per le persone, i marittimi che sono imbarcati nelle navi, stiamo procedendo all'effettuazione della terza dose. Penso che siamo stati sicuramente in Italia, ma probabilmente anche in Europa, il primo porto a iniziare questa attività in grande, proprio in maniera molto diffusa, anche perché il porto non è un'entità staccata dalla città, è parte integrante, il personale delle navi chiaramente può scendere e mischiarsi, insomma, alla popolazione, poi perché è anche un vettore, come ha detto lei, è proprio un motore economico anche della città, poi Civitavecchia, insomma, viene anche molto identificata col porto. Abbiamo iniziato vaccinando le grandi navi da crociera, e questo ha permesso di farlo attraverso tutta un'attività prima di raccordo con il personale sanitario presente nelle navi e poi l'organizzazione dei percorsi. E noi siamo saliti a bordo della nave, come ha detto lei, alcune erano anche territorio straniero, quindi chiaramente c'è stata un'attività di preparazione di questa attività e siamo riusciti a vaccinare per esempio fino a 900 persone in un'intera giornata, proprio perché insieme noi, l'USMAF e il personale delle navi da crociera. Guardi, attualmente siamo intorno alle 18.000 vaccinazioni eseguite per le navi, sia a bordo che poi all'interno delle nostre strutture. Quindi quando il numero dei marittimi da vaccinare è basso, facciamo dei percorsi particolari all'interno dei nostri punti vaccinali, sia il porto sia quello che abbiamo adesso all'Enel. Invece, quando il numero è estremamente elevato, l'unica possibilità per vaccinare è salire proprio a bordo e creare questo nuovo sistema proprio di vaccinazione. È stata una cosa innovativa che ha dato grossissimi frutti. Io ero rimasta a 10.000 vaccinati, non sapevo che eravamo addirittura arrivati a 18.000, quindi Intorno ai 18.000, numero più, numero meno, perché continuano anche le terze dosi. Questa è un'attività che come va continuamente in evoluzione, perché man mano che le navi chiaramente ritornano, ci chiedono il completamento delle seconde dosi, arrivano oppure proprio l'effettuazione della seconda dose. Quindi è un lavoro anche importante in termini di registrazione, perché sono persone straniere, come ha detto lei, quindi abbiamo dovuto mettere a punto anche una modalità di registrazione e di rilascio del Green Pass all'epoca, che è stato abbastanza indaginoso, ma ci siamo riusciti e siamo in linea, insomma. Allora, io non vedo la dottoressa Matranga collegata, ma mi avevano detto mentre noi parlavamo, mi arrivavano dei messaggi che era impegnata in un'altra call, però io ho fatto parlare tantissimo la dottoressa Sinopoli ed è stata veramente molto, molto carina e disponibile di Covid, ma il lavoro dell'ASL, anche se adesso si parla solo di questo, il lavoro dell'ASL non è solo Covid, ci sono tanti altri settori che lavorano, sono tante persone che lavorano per garantire un'altra serie di servizi, tra cui so che nei prossimi giorni, il 2 febbraio, se non ricordo male, ci sarà un open day dedicato alle donne in gravidanza ed in allattamento. Di che cosa si tratta nello specifico? Così magari facciamo. Volevo parlare proprio di questo. Noi faremo, insomma, qui a Civitavecchia, nell'ospedale, insomma, la tenda, insomma, il cottedere all'ospedale San Paolo, ma poi avremo altri quattro punti. Se vuole, le mostro anche la locandina, che è molto carina, l'abbiamo appena fatta, dove avremo un percorso delle ore dedicate esclusivamente alle future mamme.
o alle mamme che hanno già partorito, stanno allattando, e anche ai futuri papà o ai neopapà, perché è importante passare il messaggio che la gravidanza non è una controindicazione alla vaccinazione Covid, anzi è importantissimo vaccinare le donne sia in gravidanza che in allattamento, perché soprattutto in gravidanza c'è il rischio di contrarre una patologia molto più seria. Purtroppo ne abbiamo avuto un esempio in questi giorni voglio dire, con la morte purtroppo di una donna, insomma, voglio dire, positiva. Anche Quindi molto giovane. chiaramente sì, è importante passare questa informazione che vede anche, voglio dire, partecipi sia il ginecologi del percorso nascita, dei consultori, proprio per rassicurare le donne sull'importanza di vaccinarsi per il Covid. E poi io aggiungo chiaramente anche di fare delle altre vaccinazioni come l'antinfluenzale durante il periodo, oppure quello per la pertosse, per proteggere loro stessi e i loro bambini da delle patologie che invece possono essere molto serie. Insomma, è assolutamente importante passare e veicolare questo messaggio. Perfetto, allora vedo che non sei riuscita poi a collegare la direttore generale dell'ASL, ma noi abbiamo fatto una piacevolissima e spero per tutti voi che ci avete seguito da casa, utile chiacchierata con la dottoressa Maria Teresa Sinopoli, che ringrazio per essere stata con noi. Quando vuole tornare ospite, magari che ha delle notizie da promuovere, noi l'aspettiamo volentieri. E la Grazie. ringrazio molto. E grazie a voi Arrivederci. che ci... E grazie a tutti voi che ci avete seguito. Appuntamento ad un prossimo punto. Buon proseguimento a tutti.